A che cosa giochiamo? Giochiamo che preparavamo una pasta speciale per modellare banane, prugne e tante altre bontà. Ecco la ricetta di una morbida pasta per modellare palline e serpentelli che diventeranno poi polpette, ciliegie, mele, prugne. Nella pentola versiamo 2,5 bicchieri di farina. Ora aggiungiamo 1,5 bicchiere di sale fino, 1,5 cucchiaio di cremor tartaro, che si compra in farmacia o nei negozi di alimentazione naturale, 1 cucchiaio d'olio, 2 bicchieri di acqua. Dopo che avremo unito e mescolato tutti gli ingredienti, magari con l'aiuto dei bambini, ci spostiamo sui fornelli e lasciamo cuocere l'impasto pochi minuti, mescolando sempre. Appena si indurisce, togliamo dal fuoco e lasciamo intiepidire un attimo. Mescoliamo finché l'impasto è omogeneo. Nel libro Giochiamo che ti invitavo a merenda ci sono tante proposte per colorare la pasta, se non vogliamo lasciarla bianca. Ad esempio, basta una spolverata di zafferano per ottenere una pasta gialla. Questa pasta si conserva in frigorifero per diverse settimane, protetta in modo che non sia a contatto con l'aria. Queste e tante altre idee per giocare a fare i cuochi le trovate nel libro Giochiamo che ti invitavo a merenda.